Elidis, bentornate sul mio canale. Parlo sottovoce perché Megan sta dormendo, ma penso ancora per poco, anche perché ho veramente poco tempo e volevo approfittarne per farvi vedere un po' di acquistini misti, poche cose che ho preso negli ultimi giorni e appunto così poi le sistemo, altrimenti poi scompaiono nella casa come se la casa li rubasse, no? Non lo so, li fa sparire. Comunque, allora, sono stata da H&M. E ci sono i saldi di mezza stagione, quindi fateci un salto sia per le cose per bambini che anche per le cose per gli adulti. Io ho preso questa sciarpina carinissima, tutta a pois, quindi era proprio mia. E questa è a base nocciola con i pois bianchi. L'ho pagata solo 3 euro. L'avevo vista già, insomma, quando era uscita a prezzo pieno, non costava chissà quanto in più, però non l'avevo presa perché ne ho un'altra a base nera con i pois bianchi, un'altra rosa con i pois bianchi, però questa nocciola l'ho voluta prendere perché vesto spesso di marrone, insomma, beige, quindi sicuramente mi servirà tanto. Sempre da H&M ho preso una cosa che sembra una stupidata, insomma, perché lo è, però spesso manca, ovvero questo temperino doppio. Vedete, al doppio buco, sia quello grande per i matitoni che quello più piccolino, diciamo, per le matite, e l'ho preso perché veniva solo 1 euro a prezzo pieno, veniva 1,95 euro, 1 euro, insomma, si poteva fare, l'ho voluto prendere. Poi ho acquistato questa bellissima collanina che indosso oggi, questa, vi zoom un altro po', è un fiocco, vedete? Non l'ho vista in altri H&M, io l'ho presa a Firenze ai Gigli. E ero stata in un altro H&M e non ce l'avevano. E quindi quando sono poi ritornata, ecco, mi dicevo, quando poi sono ritornata ai Gigli, l'ho voluta prendere subito perché pensavo di trovarla anche in altri punti vendita, invece così non è stato. E visto che mi piaceva molto perché la trovo davvero fine, ora vabbè, tutta storta, l'ho voluta prendere. Questa l'ho pagata, oddio, non mi ricordo. O 7 o 9 euro, qualcosa del genere. Un altro acquisto molto carino che invece ho fatto da OVS e del quale vado molto fiera è un necessaire. Di solito i necessaire li utilizzano gli uomini. Cellulare. I necessaire di solito sono studiati per gli uomini, insomma, e sono appunto quelli che si possono anche appendere in bagno, quindi se viaggiate, insomma, per metterci tutte le cosine tipo pochette da donna. In questo caso l'ho trovato estremamente femminile perché guardate quanto è bello, è completamente in pizzo, però è plastificato, quindi ovviamente è utile allo scopo per cui è pensato e per il quale è pensato. Si apre così ed è tutto rosa e nero, ha questa mega pochette che può essere anche staccata e appunto lo potete appendere tramite questo gancino qui, un po' dove vi pare, guardate quanto è bello. Lo trovo davvero delizioso, è a base rosa, un rosa un po' perlato con la trama in pizzo nero e mi è piaciuto davvero tantissimo, l'ho voluto prendere subito e questo era di Shaka. Quindi non di OVS, cioè è venduto da OVS ma lo produce Shaka. L'unica cosa è che il prezzo è un po' altino perché costa o 17 o 17,99. Quindi insomma ci ho pensato molto prima di acquistarlo, però visto che lo utilizzo in viaggio mi sembrava anche comodo come organizzazione perché spesso quando sono a casa di mamma la mia pochette mega la fa volare. Invece questo magari lo appendo in un punto alto e non mi dà fastidio. E poi inoltre posso utilizzare questa per le altre cosine. Poi anche qui ho un'altra tasca. Insomma mi sembrava molto utile. E poi era plastificato. Infine vi faccio vedere due acquistini che ho fatto da YJ Con della linea Makeup Artist, ovvero è una linea, un'edizione limitata Makeup Artist, e sono delle tinte labbra che diventano matte una volta asciugate, cioè quando le applicate sono appena applicate sono lucide, ma poi diventano completamente matte. I colori mi piacevano davvero tutti, sono molto belli. Ne ho sentito parlare bene, so che sono resistenti. Questa è spaccata perché? Che dite? Ma hanno fatto il pacco? Guardate com'è. È tipo spaccata. Io non l'ho ancora aperta questa perché ho usato l'altra. Magari gliela riporto. Comunque, va bene, ho preso due. E aiuto.
Ho preso il numero 02 Rosa Ciclamino, che è questa che vi ho appena fatto vedere. È un bellissimo colore pieno. E poi ho preso il numero 06 Nude, che è quest'altro qui. Quest'altro qui. Uniformano molto bene le labbra. Io ho provato il Nude, però devo dire. Ne avevo sentito parlare bene, ok, la resistenza non è il top secondo me. Diciamo che non ne avevo messo neanche tanto perché l'ho provato in casa, però nel frattempo ho mangiato, ho bevuto, dopo un po' non ci stava più. Comunque riproverò, vi aggiornerò, vi farò sapere. Questi vengono 6,90 l'uno. Sì, rosa ciclamino si mette qua, ok, questo glielo riporto perché non so se la crepa che c'è dentro cambi qualcosa o meno, insomma. Niente, questi erano i miei pochi acquistini, ve li volevo far vedere perché sono un po' così sparpagliati. Ci tenevo tanto poi a farvi vedere questo perché mi è piaciuto davvero molto. Voi avete preso qualcosina ultimamente? Fatemelo sapere e vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!